www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Che cosa sono? Le fornelloni. Ecco, che postazione è questa? Almeno credo sei alla postazione per fare le ciambelle, che ci vedo dei fornelloni. Mette voi stelle. Questa sera che poi è tutto. Stasera cosa ci sarà? Che ci sarà questa, la sagra per ora... della West End. Vabbè, la sagra della West End, ma. E lei mangerà la West End? Lei la mangerà la West End? Ah, io forse non ci vengo perché cominciano a tarda ora e non me la sento. Ah, non se la sento. No, però stamattina è venuto ad osservare quei preparativi. Ma siccome ancora non cosa ne dice di questa preparazione? Ah no, bellissima, è per il paese, è una cosa bellissima. Intanto l'assessore, ecco, è alle prese, continua ad essere alle prese con la preparazione. Ah, l'assessore c'è una da fare. No, si arrabbia, sì, a dieta, quindi chiuso. Yeah. Sì, anche perché, ma vuoi che capo? Capo di portare il troppo spazio. Io guardo sempre attento alle cose del paese. Mangiare, quindi tocca pensare, se ancora non ha chiamato il tuo nome. Ti giuro, non ho pensato. Se parla con tua nipote. Dove... Lo specifico arriva luma chiocciola, che venderanno lumache, succo di melograno. E proveranno a vendere il melograno ma anche il succo spremuto del melograno stesso, ottimo antiossidante. Tra quelli di fuori poi arriveranno quelli con le cudurelle di Delia, famose un po' in tutto il circondario, la Proloco di Mezzoiuso già presente, che invece farà assaggiare e venderà ovviamente anche le sfinge fritte di zucca, aromatizzate anche al limone o all'arancia. Noi le abbiamo già assaggiate e sono veramente buone. Abbiamo avuto un po' di difficoltà nelle strade perché abbiamo trovato il ponte chiuso. Non c'era segnaletica che indicava che il ponte non si poteva andare da là. Però tipo, non è stato un problema. Ci siamo trovati qua perché l'altra volta abbiamo fatto... abbiamo partecipato agli stand di Castronovo di Sicilia ed è venuto il vostro sindaco a trovarci, ha assaggiato i nostri prodotti, gli sono piaciuti e ci ha invitato in questa sagra, ecco perché siamo qua. Quindi avete accolto l'invito del sindaco, sì, di Mussomeli. Sì. Ecco, che cosa, ecco, le specialità di Mezzoiuso, quali sono? Allora, innanzitutto a Mezzoiuso ce ne sono diverse specialità, però quelle che noi portiamo avanti sono i cannoli siciliani. Cannoli siciliani. Cannoli proprio ricetta classica della nonna. Ma buoni, buoni. Buoni, buoni. Lei buoni. Li assicura, sì, la prelibatezza? Sì, sì, al 100%, guardi. La ricetta quella della nonna, ricotta fresca, solo di pecora, zuccherata e curata nei minimi particolari. Per cui dico la buccia fatta in casa, proprio all'antica, il classico cannolo all'antica. Devo dire, io li consiglio, non perché li faccio io, ma sono buonissimi. Ok. E ci sono queste sfingette di zucca, che è una nostra invenzione di quest'anno, diciamo che abbiamo iniziato con queste frittelle di zucca, sfince.
ci sono quelli di Paresi, che sono questi, fatti con uva passa e rosmarino. L'altro invece vengono fatti con sempre la zucca, base di zucca invernale stiamo parlando, con essenza di arancia. Vengono passati nello zucchero e mangiati calde calde, che sono buonissime, devo dire. E siamo stati in diverse sagre, sono stati un successo. E allora voi pensate che farete successo anche qui a Mussomeli? Se c'è tanta gente, perché no? Diciamo che dove siamo andati non abbiamo fatto cattiva figura, ecco. Siamo stati ben graditi. La vostra presenza è stata notata? Sì, sì, sì. Sì, devo dire sì. Ok, una buona giornata. Grazie anche a lei. E allora, Melograno arriva da Castronovo di Sicilia. Ecco, che intenzione avete voi in questi mercatini natalizi a Mussomeli? Il Melograno. Ci parli di questo Melograno che arriva da Castronovo di Sicilia. Poter far conoscere questo frutto così eccellente e di poterlo vendere. Ma ne avrei uno, vero o no? La vita in diretta. O Mediaset, dove... Su Castello Incantato, sito locale. Ah, ho capito. E allora, ci spieghi tutto sul melograno. Allora, il melograno ha molte proprietà benefiche, sia il succo, il prodotto mangiato fresco, che il succo, l'estratto concentrato di succo di melograno. Appunto, contiene molte proprietà antiossidante, come può vedere permette l'abbassamento del colesterolo, la riduzione dell'infiammazione della prostata, pure il cancro, allunga la vita delle cellule, insomma ha molti effetti benefici. La qualità è wonderful. Produzione lì a Castronovo di Sicilia. Sì, sì, sì. Il succo del melograno com'è? È molto dolce, è... buono. Questo qua è il succo. È un'attività questa che voi gestite da quando? Da quanto tempo? Da quest'anno. Ah, da quest'anno? Sì, sì. Cioè la vostra creatività vi ha immesso in questo settore, ecco, in questo commercio del melograno. E siete speranzosi che questa attività sì vi andrà avanti? Sì, ci crediamo, lo speriamo. Ci crediamo molto, perché è un prodotto che va, come può vedere, è un prodotto che va molto. Molto conosciuto per le proprietà benefiche, ripeto. Questo è un medicinale, quindi si può curare tranquillamente con il succo di melograno. E allora, Luma Chiocciola a Mussomeli, mercatino. Intanto oggi inizia la sagra della Guastella. Ma questa Luma Chiocciola in questi giorni cosa farà? Farà conoscere questa nuova attività che è sita a San Giovanni Gemini. Quindi la sede a San Giovanni Gemini. Perfetto, sì. Noi abbiamo un allevamento di lumache. A San Giovanni Gemini abbiamo aperto questo punto vendita dove commercializziamo sia le nostre lumache vive che altri prodotti tipici e prodotti anche a base di bava di lumaca, come le nostre le creme, che sono molto famose appunto per le loro proprietà, che hanno proprietà cicatrizzante, ristrutturante, eccetera. Poi trattiamo anche prodotti tipici, prodotti senza lattosio, prodotti senza glutine, prodotti tipici della zona. Voi pensate con queste lumache di fare affari? Speriamo proprio di sì, perché non è solo
problema la lumaca, il problema è anche l'estrazione di questa bava che di cui si ha una grande richiesta sia a livello nazionale che internazionale, perché appunto la bava è usata sia in farmacia che in cosmetica, quindi ha una buona, speriamo, e poi anche la richiesta di lumache vive. Infatti il mercato copre appena il 20% della richiesta. Lumachiocciola quando nasce? Lumachiocciola nasce come punto vendita nel mese di ottobre. Come allevamento nasce un paio di anni fa. Quindi siamo voi già... vi ritenete soddisfatti di questa attività? Fino adesso sì, fino adesso sì. Speriamo in bene. Allora vediamo in questi mercatini qui a Mussomeli, mercatini natalizi, di fare dei buoni affari. Grazie. Ok. Grazie. Auguri. Grazie, gentilissimo. E dopo i preparativi della mattinata qui in Piazza Umberto, ecco che nel tardi pomeriggio l'inaugurazione della prima sagra della Guasteria. E intanto cantano il loro repertorio il gruppo folcloristico Naduri di Bonpensiero. Animano la serata. E intanto il sindaco Catania, fra la gente, fra il pubblico, ecco, con i saluti, e vuole vedere, vuole seguire da vicino la situazione presente nella manifestazione. E intanto la gente fra la piazza Umberto e la via Palermo sta animando la serata in occasione dell'inaugurazione della prima sagra della Guasteria, in occasione della festa dell'Immacolata. Una iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale con la diretta collaborazione della Proloco di Mussomeli. E durante la serata anche i bambini hanno trovato il loro spazio per divertirsi. Si continuerà nelle giornate del 7 e 8 dicembre con la degustazione delle guastelle. Facciamola scendere, Angelo, nel modo come si può fare male.
a tutti quanti un saluto da Carmelo Barba, che vi augura le buone feste. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.